Un'altra fonte molto importante per la storia genealogica è la documentazione militare. E negli archivi di Stato, in particolare nel nostro archivio di Stato, si conservano due fondi molto importanti. Uno è quello delle liste di leva. E le liste di leva, noi conserviamo sia le liste di leva dell'ufficio di leva provinciale di Forlì, dal 1871 come classe di nascita con qualche antecedente, fino alla classe di nascita del 1947. E anche alcune liste di leva dell'ufficio provinciale di Ravenna, dalla classe del 1918 fino alla classe del 1947. Per l'ufficio provinciale di Ravenna, quelle antecedenti sono conservate all'archivio di Stato di Ravenna e all'archivio di Stato di Bologna. Cos'è una lista di leva? Le liste di leva venivano compilate su base comunale, quindi al compito dei comuni, che compilavano in due originali gli elenchi dei giovani in età da leva, da arruolamento. E in base diciamo così, alle diverse normative, fra i 17 e i 21 anni, a seconda dei periodi storici. Quindi venivano registrati tutti i giovani residenti in quel comune che erano in età da leva, da arruolamento. Non è detto che tutti questi giovani poi venissero arruolati. Alcuni potevano essere renitenti, rimandati oppure esonerati. Quindi diciamo che ci dà un quadro comunque dei giovani che erano sui 18-20 anni e che dovevano iniziare la leva. Vedremo dopo che tipo di dati conservava le liste di leva. Se il giovane era abile arruolato, veniva, diciamo così, la competenza passava al distretto militare del territorio. Per noi era quello di Forlì, per lo stato di Forlì, che appunto registrava nel foglio matricolare del giovane, dove ogni giovane veniva individuato da un numero di matricola, la sua breve carriera militare. Questi fogli matricolari erano poi riuniti a forma di volume in quelli che diventano i ruoli matricolari, che sono questi qui. Quindi all'interno di ogni ruolo matricolare, ciascuno corrisponde alle classi di nascita. Questa, per esempio, del 24, sono compresi i fogli matricolari di alcuni giovani immatricolati con queste appunto matricole indicate sul dorso. Ci sono ovviamente più ruoli per ogni classe di nascita. Il nostro archivio di Stato conserva anche i ruoli matricolari del distretto militare di Ravenna. I ruoli matricolari, a differenza delle liste di leva, si fermano con la classe del 1945 perché dopo non sono più stati fatti. Per i fascicoli personali invece bisogna rivolgersi al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna. E ora vediamo che tipo di dati ci restituiscono le liste di leva o i ruoli matricolari. Allora, dentro una lista di leva dove i giovani, appunto, che residenti in quel comune sono stati elencati o in ordine alfabetico o in ordine d'estrazione, a seconda della lista di leva, ci restituiscono sia i dati anagrafici del giovane, quindi il nome e il cognome, i nomi dei genitori, dove era residente, la data e il luogo di nascita, sia i dati antropometrici, quindi sappiamo come appariva quel giovane, la statura, i capelli, se erano diciamo, il loro colore, la loro forma, gli occhi, il colorito e anche la dentatura, che poteva essere buono in alcuni casi, a quell'epoca anche guasta. Questa è una lista di leva della classe del 1883 e quindi purtroppo alcuni giovani avevano anche questo difetto. E anche la circonferenza del torace, che era un dato molto importante per poi avere l'esito della vista di leva. E in ultima parte c'era il risultato della vista di leva, per cui un giovane poteva essere esonerato, poteva essere renitente, rimandato oppure abile arruolato. In quel caso la nostra ricerca può continuare nei ruoli matricolari. Quindi noi cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a cercare quel nome all'interno delle rubriche dei ruoli matricolari della corrispondente appunto classe di nascita. Una volta reperita la matricola con cui il giovane era stato arruolato dal distretto militare, andare a prendere il corrispondente ruolo e ritroveremo in corrispondenza appunto di quella matricola il nome di quel giovane e ci saranno riportati tutti i dati che c'erano nella lista di leva, quindi dati anagrafici e dati antropometrici, e in più in forma abbreviata e sintetica ma completa la carriera militare di quel giovane, da quando era stato appunto arruolato fino al congedo. E oggi vi svegliamo anche la soluzione del nostro secondo indovina chi. Allora, se vi ricordate, vi avevamo chiesto di indovinare chi era quel giovane alto 1,70 con i capelli lisci e neri, gli occhi castagni o castani, diremmo noi oggi, e con un colorito sano e una dentatura buona.
Se ve lo siete immaginato, non so se avete potuto pensare, un giovane di questo aspetto che era celebre per il territorio di Forlì. Andiamo a svelarvi qualche altro dato. Questo giovane era nato residente al momento appunto della compilazione della lista di leva a Predappio, era uno studente. Suo papà si chiamava Alessandro e la sua mamma Rosa Maltoni. Penso che molti di voi mai avranno indovinato, stiamo parlando di Benito Mussolini, che ha appunto registrato il numero 174 della lista di leva del comune di Predappio, della classe 1883. Non abbiamo per Benito Mussolini il suo ruolo matricolare, perché per il distretto militare di Forlì purtroppo ci sono gravi lacune fino alla classe di nascita del 1901.